Ehi, Medoro! Alidoro, come ti va? Da dove arrivi? Dalla Piazza Grande. È stata una serata formidabile. Probabilmente una delle migliori. Ah, è quel che dici ogni sera. No, io te lo assicuro. Pensa che mancavano petardi e fiaccoli, quindi abbiamo dovuto incendiare un casolare intero. Che spettacolo. E che azzuffata. Come gatti, ti dico. Ti giuro che la rissa di stasera non aveva eguali tra tutte le battaglie di questo mondo. E tu? Dove sei stato? Io... no, non sono andato in piazza oggi. Mi sentivo un po' provato e un po' stanco. Sono rimasto per i vicoli a girovagare. Medoro, che stai dicendo? Vuoi forse essere il prossimo ad essere linciato? Ma che stai a dire? Ho detto solo che ero stanco, non che voglio levare le tende. Certo, con tutta la fatica che abbiamo fatto per venire qui. Ti ho mai detto di come l'ho messo nel sacco a mio padre? Insomma, di come sono arrivato qui. Non ti eri mica fatto battere per bene? Oh sì, mi sono fatto battere per bene, sì. Ed è successo mentre eravamo in strada. Così che un carabiniere vedesse la scena. Sai, mio padre era infuriato perché era uno dei miei soliti scherzi. E così ha cominciato a picchiarmi per bene. E il carabiniere, convinto che fosse un manigoldo, l'ho messo ai ferri. Così io sono tornato a casa, ho preso la sua casacca, l'ho rivenduta e mi sono potuto permettere il biglietto per venire qua. E tu come sei arrivato qua? Me l'hai mai raccontato? Nulla di speciale. Un bel giorno, invece che andare a scuola, ho venduto l'abecedario e gli altri libri e mi sono pagato il biglietto per seguire i miei compagni. Ben gli sta a quei presuntuosi dei nostri genitori, eh? Vuoi un po'? Veramente? No, tranquillo. Se penso che a quest'ora io potrei essere ancora sui banchi a farmi dare dello stupido da quegli stupidi. Dico io, perché nella vita bisogna fare le cose così di forza quando ci sono posti come questo, dove fila tutto così liscio? Ben vero. Ti va di andare... Aspetta. Non senti? Che cosa dovrei sentire? Non si sente niente. Infatti non sento. Ma non senti che non si sente niente? Sì, lo sento. Quindi? Le giostre, i bagordi, gli schiamazzi. La musica. Non si sente niente. È tardi, staranno dormendo. No. Le giostre, la musica, ci sono sempre state. È vero. Strano. Come ti dicevo, potremo andare al Gambero Verde. In quella tavernetta c'è sempre un po' di vita, di compagnia. Ti va? Mi sta bene. Aspetta. Stavo pensando. Da quant'è che siamo qui? Mai abbastanza, no? Sì, ma... più precisamente, da quant'è che siamo qui? Beh, sarà... sembra sia passato tutto in una sola giornata in fondo, ma... beh, su per giù, 1 o 5 mesi, no? 1 o 5 mesi, sì. È solo che tutto questo silenzio, non lo so, mi ha fatto notare la stellata e mi ha fatto pensare. E buon pro ti faccia, ma dai, andiamo. Aspetta. Stavo pensando che è notte. E con ciò? Non ricordo di aver mai visto il paese con il sole.
Sarà perché sei il più svogliato vagabondo di questa terra. Stai sempre sveglio tutta notte per poi dormire tutto il giorno. Ma tu hai mai visto il sole? No, lo sai bene, anch'io sono come te. Sembra che qui sia sempre notte. Ti sembri pure quel che ti pare, io mi sto scocciando, dai, spicciati. Ti ho preso, eh? Hai visto, Lidoro? Non si è mosso neanche di mezza spanna. Ehi, ma è Pinocchio? Mannaggia, Pinocchio, speravo di aver colpito qualcuno. Pinocchio, manco i macigni senti. Ma che stai a fare lì in terra? Ehi, ma che ti piangi, pezzo di legno? Hai qualche problema? Sono perduto. Ma che dici, Pinocchio? Non ho più nessuno. Sono solo. Siamo tutti soli qui, Pinocchio. E l'abbiamo scelto. Soli perché lo vogliamo noi. Soli e liberi. Niente maestri, niente gendarmi, niente babbo, niente mammina. Ognuno bada a se stesso. Ed è solo con se stesso. Ma è questo il punto. Io non ho nemmeno me stesso. Questa è bella, Pinocchio. Come si fa a non avere se stessi? A perdere se stessi? È più facile di quello che pensi. Basta uccidere la propria coscienza. Ah, la coscienza! Ah, Pinocchio, ma infischiatene. In fondo, dai maestri, beh, da loro puoi fuggire. Ma la coscienza, se le dai retta, ti darà sempre noia. Però, se imparerai a non ascoltarla, beh, lei rimarrà zitta. Ma che ti credi? Che non le sappia queste cose? Semmai te l'ho insegnata io, te l'ho insegnata io. Quel che non sapevo è che facesse così tanto rumore quando muore. E non credevo che una volta andata via per sempre... mi sarebbe mancata così tanto. Ma su, Pinocchio, le coscienze mica muoiono. Invece la mia è morta. Come? Avevo bevuto tutta la sera. Ero completamente annebbiato e non riuscivo più a sentirla. Così, distrattamente, l'ho schiacciata. L'hai schiacciata? Schiacciata! Tieni, Pinocchio. Bevi. Sei nel paese dei balocchi. Non dovresti darti pensieri. In fondo, quando le giostre ricominceranno e la musica... beh, tutta questa preoccupazione ti passerà. Dai, Lidoro, andiamo. Ciao, Pinocchio, eh? Dannazione. Quel Pinocchio mi ha fatto raggelare il sangue. Tranquillo. Ora ci tiriamo su, vieni.
Eccoci. Guarda, c'è Lucignolo. Sai, a me sembra bello steso. Dai, beviamoci qualcosa anche noi. Ricordi quella volta quando io e Lucignolo abbiamo radunato tutti, poi siamo andati a bruciare quelle vecchie biblioteche abbandonate? Che spettacolo, eh? Una gran soddisfazione. Quale sera era? La prima? Non ricordo. Ma la musica non riparte più. Questo posto senza musica non è più lo stesso. Diventa cupo. Già, ma vedrai che domani la musica ripartirà e poi andremo... Idioti, non ci sarà un domani. Lucignolo! Che stai dicendo, Lucignolo? È finita. È finita. Voi, noi, io ormai non esisto più, quindi non nominare più Lucignolo, è andato via ormai non c'è più. Possibile che stasera sono tutti stralunati? E sentiamo, perché mai Lucignolo se ne sarebbe andato? Perché? Perché? Per tutto quello che ha fatto, venendo e restando qui. Per tutti i suoi vizi, per le sue malizie malefatte. Non è potuto rimanere un bambino, perché ha perduto l'innocenza. Per le sue mancanze, per la sua ingenuità e per non essere responsabile nemmeno di se stesso. Non è potuto diventare un adulto, non ne ha avuto il coraggio. E non essendo questo un mondo di mezze misure, chi non è né uomo né bambino non ha spazio. Non ha spazio e quindi scompare. Ah, Lucignolo, sei sempre il solito. Ti piace esagerare. Ma non dovresti startene qui, tutto solo. Vai in giro, in piazza, a far festa con gli altri. Non c'è un modo migliore di un altro per perdere il proprio tempo. Ma se non sei più Lucignolo, allora chi sei? Sono solo una bestia ora. Ho bruciato la mente e i libri nell'alcol, abbandonando chi non mi avrebbe mai abbandonato e perdendo ogni valore. La mia stessa persona è scomparsa. Non restano ormai che queste braccia e queste gambe. Agli occhi di questo mondo non sono altro che una bestia da soma. E come tale vivrò sotto il giogo di tutti. Morirò portando l'acqua al mulino altrui, perché chi non è capace di far uso di se stesso finisce per essere usato dagli altri.
Basta, lucignolo, che angoscia! Torna a bere, dormi e vedrai che domani sarai un po' meno lagnoso. Ma non capisci? Non c'è un domani. Questa è l'ultima notte nel paese dei balocchi. Ho origliato alla porta del postiglione. Sì, quello, l'uomo che ci ha portati qui. Il padrone di questo caravanserraglio. Ora di domani non ci sarà più né ragazzo, né bambino, né uomo in questo paese. E questo senza che le sue porte vengano aperte. È ora di fare i conti con l'oste, ed il prezzo è la nostra vita. Andiamocene. Aridoro, che facciamo? Dobbiamo uscire subito da qui. Io non so neanche come siamo arrivati qui. Non so neanche come arrivare alla piazza delle feste. Io non voglio finire qui la mia vita. Dobbiamo fare qualcosa. Pinocchio, quella marionetta saprà di sicuro cosa fare. Andiamo. Pinocchio, sono molto triste e delusa. Non c'è figliolo più sciagurato, ma in fondo so che c'è del buono in te. Voglio offrirti un'altra possibilità. Prometti di avere giudizio, di essere leale e volonteroso? Bene, allora vieni. Da recuperare. Espa? È sparito. È finita, Medoro. È finita. Pinocchio era la nostra ultima possibilità. No, non può essere così, è troppo brutto. Ma è così. E in fondo, Medoro, lo abbiamo scelto noi. Non è così? No, io non l'ho scelto! Non lo sapevo nemmeno. Allora, abbiamo deciso di non saperlo, Medoro. Se solo fossi rimasto a casa, se solo non avessi abbandonato il mio babbo e la mia mammina. Chi mi nutrirà adesso? Chi mi darà un letto comodo e dei vestiti caldi? Chi lavorerà per me? Non è giusto. Questo mondo non è stato fatto per noi. Io non voglio, io...
Et Dieu, si j'eusse étudié autant de ma jeunesse folle, et à bonne mœur dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me fend.